Vai. Quasi tutti mi conoscete, ho il piacere quest'anno di essere io il presidente che festeggia il traguardo, che non è l'arrivo ma è una tappa fondamentale della vita sociale della nostra associazione. Sono partiti in tanti volontari nel 64, purtroppo abbiamo perso dalla memoria storica, erano in 8-10 e partiamo dalla realtà. Nel 1974 abbiamo ricominciato ad essere a Visini con sezione a Dottolengo, sono passati 600 e passa a Visini, dottolenghesi che hanno donato almeno una volta il proprio sangue all'Avis. In totale quest'anno raggiungiamo le 12.800 donazioni in 50 anni. Sono tante, sono poche, non è facile dirlo, potrebbero essere molte di più, la nostra popolazione potrebbe essere ancora di più volenterosa di partecipare, prendiamo in quello che ci passa il convento, come si dice. Ringraziare tutti voi è semplice, sono tre parole: grazie, grazie di essere qui, grazie del vostro impegno, grazie di esserci. Ricordare, come ha detto il parroco prima, come ha detto anche Marco, chi ci ha preceduto è doveroso, i ragazzi che non ci sono più, le persone che ci hanno dato tanto, è troppo semplice. Per farvela breve, vi auguro a tutti di fare una bella giornata e adesso passo la parola al sindaco che ci dice anche lui qualcosa in merito. Caro Presidente, membri del Consiglio Direttivo, Avisini e amici, buongiorno e buona domenica innanzitutto. È per me un onore e sono davvero grato di essere qui oggi con voi in occasione del 50° anniversario della vostra associazione. Fatemi un applauso perché ve lo meritate davvero. Come sapete, l'Avis Gottolengo rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità. E voi nel tempo, col vostro lavoro in questi 50 anni, avete contribuito attraverso la promozione della cultura del dono non solo a salvare vite, ma anche a costruire un tessuto di solidarietà molto forte all'interno della nostra comunità che ci accomuna tutti quanti. E gli avvisini, grazie al loro lavoro, al loro dono, lavoro anche perché Marco lo sa bene, anche il segretario lo sa bene, è un lavoro non indifferente, anche di impegno e di sacrificio, a volte sacrificando anche il tempo della famiglia o di altre passioni per essere a disposizione dell'associazione. Con il vostro lavoro voi davvero avete fatto sì che negli anni Gottolengo potesse essere portavoce di un messaggio di solidarietà, di umanità, come diceva prima il parroco in chiesa. Ecco che se è vero quello che dite, ovvero che è davvero che donare è un atto di amore che trascende le barriere dello spazio e del tempo, arrivando a tutti coloro che ricevono il sangue che voi donate, ecco che davvero voi siete riusciti tramite un piccolo gesto a essere promotori di un movimento di cambiamento positivo, dimostrando che il vero valore della vita è e sta nella condivisione e nell'aiuto reciproco. Giusto mio? Giustissimo. Ecco. Oggi è il vostro 50° anniversario, è sicuramente un momento di festa, ma è anche un momento di riflessione, in cui se da un lato possiamo guardare al passato, quindi al percorso che è stato tracciato, dall'altro ci esorta a guardare al futuro e quindi al cammino che ci attende. Io mi faccio garante con voi di iniettare nuova linfa e nuovo spirito all'interno dell'associazione, coinvolgendo le nuove generazioni e radicando sempre di più all'interno di Gottolengo la cultura del dono. Quindi non mi dilungo, so che i tempi sono stretti. Quindi a titolo personale, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità gottolenghese, un grande grazie a ognuno di voi perché con il vostro contributo, grande o piccolo che sia, fate davvero la differenza e promuovete, fate sì che ci sia un futuro sempre più luminoso per la vostra associazione. Grazie di cuore. Grazie. Adesso noi vorremmo
festeggiare con una consegna di una cosa che ci avevamo inventato noi, un riconoscimento da, penso, gradito noi, da noi molto gradito, da consegnare all'amministrazione comunale, che grazie anche a loro noi siamo ospiti in uno stabile del comune come sede. A ricordo di questo 50° abbiamo confezionato una maglietta che avete visto in giro, commemorativa, che adesso consegniamo personalmente insieme a tutto il consiglio al sindaco. Grazie. I ringraziamenti li farei tutti alla fine, perché sennò diventa troppo lungo. Abbiamo il piacere di avere un responsabile che è provinciale e regionale, arriva a darci i saluti da parte di tutta l'organizzazione regionale. Buongiorno a tutti e un grazie a Gottolengo per l'invito e un grazie agli avvisini di Gottolengo per il loro 50°, avvisini e dirigenti. Vi porto i saluti di Oscar Bianchi e di tutto il Consiglio regionale di Avis. Un Avis che a livello regionale ha una capillarità sul territorio veramente incredibile. Sono 662 le Avis comunali in Lombardia. Ebbene, Gottolengo fa parte di questa macchina e abbiamo anche delle ottime notizie. L'obiettivo che si era preposto il nostro fondatore Vittorio Formentano sull'autosufficienza del sangue intero, l'abbiamo raggiunta, la dobbiamo mantenere con tanti sforzi, con tanto lavoro che tutti i donatori e i dirigenti fanno. Sul discorso plasma siamo ancora un attimo indietro, però ci dovranno dare una mano anche le strutture ospedaliere e quindi le aziende ospedaliere varie. Noi sicuramente come donatori ci siamo e diamo il nostro tempo e mettiamo a disposizione il nostro braccio sempre e comunque. Abbiamo dimostrato sempre durante il Covid, durante le criticità che sono passate. E quindi ci siamo e un grazie ancora a tutti voi per quello che fate. Che dire ancora? Intanto ho fatto i complimenti al sindaco e faccio i complimenti a tutti i cittadini di Gottolengo per questo gioiellino di teatro e un saluto anche a tutti i labari presenti. È sempre un piacere fare una ricorrenza con la presenza delle nostre consorelle, quindi che dimostrano anche la capillarità della nostra associazione. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Anche il rappresentante provinciale. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. È un onore per me essere qua anche perché sono vicino d'Italia. E all'inizio avete donato con noi, quindi per me è un onore. Vi porto Pavone. Però è andata male e vi porto i saluti di tutte le consigliere e consiglieri del direttivo provinciale, come ha detto Paolo, e vi faccio i complimenti per il traguardo, come hai detto tu, che avete raggiunto. È un punto di partenza, come ha detto Paolo, ci sono nuove sfide tra cui quella autosufficienza del plasma, che sono importantissime. E poi, che dire, vedo adesso ci sono parecchie giovani che presumo siano premiati, quindi invito a mettervi in gioco per, anche per punto di vista associativo, non solo donazionale come fate, e rivolgo a voi come comunale l'invito sempre, essendo io rappresentante dei giovani provinciali al momento fino a termine mandato, che è l'anno prossimo, vi invito quando fate le iniziative, se volete invitarci, vi diamo volentieri una mano per raggiungere i giovani. E come ha detto il sindaco, le generazioni future sono importantissime, ma non nel futuro, nell'immediato, quindi grazie a tutti. Lo conoscete, i miei avvisini lo conoscono molto bene, il nostro direttore sanitario, che ci disse se stiamo bene o poco bene. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza
Dunque, posso dirvi che dopo tutti questi anni sono orgoglioso di aver partecipato a questo percorso che, grazie anche alla collaborazione di tutti i nostri del consiglio, è stato molto impegnativo, soprattutto poi quando abbiamo avuto il problema del Covid, ma poi abbiamo ripreso tutto con la partecipazione da parte vostra e anche da parte nostra. Io spero di che voi continuiate ancora, perché il problema del sangue e del plasma sono problemi che al momento sono soltanto dipendenti da voi donatori. È un dono importantissimo, perché non abbiamo ancora alternative dal punto di vista, nonostante i grandi passi della scienza, da questo punto di vista non abbiamo ancora nessun problema, nessun prodotto che possa eguagliare il sangue. Quindi tutto dipende ancora dal vostro dono, dalla vostra partecipazione. Colgo l'occasione per ringraziare, vedo le infermiere in prima fila che hanno anche loro partecipato con la loro presenza ad esempio al momento della donazione, e colgo l'occasione di continuare a rivedervi e che voi mi vediate volentieri, anzi spero che mi rivedere anche qualche giovane collega che si appassioni anche lui un po' all'Avis, perché è un passaggio generazionale. Io ormai ho i miei anni e è anche giusto che qualcuno si affianchi per poter poi proseguire il cammino che ormai sappiamo essere ancora lungo. Quindi occorre appunto avere un cambiamento, come avviene appunto nei giovani per l'amministrazione, ma anche nella sanità serve questo rinnovo, questo cambiamento. Grazie a tutti. Abbiamo pensato anche un riconoscimento al lavoro che sta svolgendo il nostro dottore e gli offriamo questo pensiero che spero farà la sua guarda. Non potevamo, visto che abbiamo il piacere di avere qui l'assessore, farci dire due parole e un pensiero particolare che lei ha preparato. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare l'Associazione Avis e tutti gli avisini presenti oggi per festeggiare insieme a noi i 50 anni dell'Associazione. A tutti voi va la mia stima e gratitudine per il vostro impegno e per il dono che date, che è vita. Ritengo che il volontario sia colui che dona, colui che ha la volontà di aiutare e amare gratuitamente. Voi volontari siete mossi da questo spirito altruistico. Questa è una caratteristica importante, preziosa e che vi va riconosciuta. Il volontariato è il fondamento della solidarietà e della coesione sociale nel nostro paese. Il mio augurio per l'Associazione Avis è di continuare a essere presenti per Bottolengo e che da oggi molte più persone si avvicinino alla vostra realtà, senza la pretesa di ricevere nulla in cambio, ma solo come gesto di amore per il prossimo. Buon 50esimo, grazie a tutti. E adesso vorrei leggervi una lettera che abbiamo letto nella serata di ieri, che è stata scritta da una persona che ha ricevuto il dono del sangue. Sono passati alcuni anni da quella sera in cui ho avuto un incidente in auto. Quell'incidente mi ha cambiato la vita. Ci sono stati lunghi mesi di sofferenza, ma ho tanti ricordi di persone che mi sono state vicino, come la mia famiglia, ma anche tutti gli infermieri e i medici che nei diversi ospedali in cui mi sono dovuto recare mi hanno sostenuto e abbracciato con tanto amore e professionalità, facendomi sentire a casa. Nei loro occhi e nei loro gesti percepivo che per loro non era solo lavoro, ma ci tenevano e davano valore alla vita di ogni paziente. Dopo pochi giorni dall'incidente ho avuto il mio primo intervento chirurgico, durato più di 10 ore, dove ho perso parecchio sangue. Subito sono iniziate le trasfusioni. Ogni sacca che mi davano, il mio pensiero andava ai donatori che gratuitamente avevano fatto quel gesto d'amore, un gesto che in quel momento mi stava salvando la vita. Ancora oggi vorrei ringraziare il donatore, anzi i donatori, che mi hanno salvato la vita. Grazie per quello che fate. Se non ci fossero stati quegli angeli, la mia vita non sarebbe potuta andare avanti. Grazie per quello che fate, grazie di esistere. Abbiamo presentato la parte formale, adesso facciamo la parte più interessante. Come sapete, è un piccolo segno che diamo a quanti di noi si sono prestati a donare il sangue raggiungendo determinate graduatorie stabilite
e adesso man mano vi chiamiamo, se gentilmente, se siete o siete parenti di qualcuno che non è presente, potete ben visto ritirare le benemerenze o gli attestati che vi diamo. Buongiorno. Allora iniziamo con i distintivi in rame, avendo raggiunto le 8 donazioni. Scusate dalla voce, ma ancora visibile di ieri sera. Barbieri Alberto. Betty Cristian. Pe Cristina. Confetti Alessandra. Moffelli Carolina. Osso Giulia. Carlotti Riccardo. Cerutti Linda. Facchi Francesco. Gaglian Di Marco. Giacometti Marco. Giusberti Fabio. Zaramella Valentina. Tonia Silvio. Magri Alessandro. Macchioni Gabriele. Marcolini Alessia. Massari Francesca. Mori Annalisa. Olivetti Giuseppina. Orlandi Pierluca. Piccinelli Simone. Ronchi Giaele. Sudati Andrea. Con i distintivi in argento. Ci saranno dei donatori che prenderanno 2 distintivi, sia rame che argento. Non li abbiamo chiamati prima, li chiameremo adesso e daremo sia rame che argento. Rame e argento, Balini Jessica. Rame e argento, Vanazzi Ramon. Bassini Michela. Bertelli Chiara. Rame argento, Boffelli Andrea. Argento, Bobby Elena. Bonazzoli Diego. Bulgari Simone. Rame argento, Buono Rocco.
c'è Matteo. C'è Stefano. Rame argento, Cosio Massimo. Rame argento, De Matola Angelo. Ferrari Pietro. Santa Marco. Lampugnani Carla. Laure Luca. Libretti Luca. Rame argento, Mizzani Andrea. Tira la figa. Moreschi Matteo. Rame argento, Mori Francesco. Uri. Moreschi Matteo. Rame argento, Mori Francesco. Maurizio Alessandro. Rame argento, Pazienza Marco. Pini Federica, Pini Valentina, argento, Prandini Michele, Redana Manuel, rame argento, Sudati Bruno. Proseguiamo con argento dorato, anche qui avremo dei donatori che ne prendono due, sia l'argento dorato che l'argento. Almici Matteo. Giusto per aver aggiunto le 24 donazioni. Cassini Chiara.
Borfelli Battista, Bossoni Fabiano, C'è Andrea, Dominelli Daniele, Facchetti Luca, Argento più Argento Dorato, Faglia Maria Rosa, Argento più Argento Dorato, Faglia Senti, Gargione Caterina, Manuini Alberto, Massari Mauro, Argento più Argento Dorato, Quagliotti Lara, Argento più Argento Dorato, Merigo Sergio, Mori Ettore, Pozzi Albarosa, Regolini Giordano, Argento più Argento Dorato, Toninelli Angelo. Adesso iniziamo il DIBIC, distintivo in oro per aver raggiunto le 50 donazioni. Anche qui abbiamo qualche donatore che prende il distintivo in argento dorato e il distintivo in oro. Quindi partiamo. Bianchi Matteo, distintivo in oro. Bossoni Marco, Nova Daria, Cherubini Roberto, Argento Dorato più Oro, Lauri Mirko, Argento Dorato più Oro, Lombardi Simona, Argento Dorato più Oro, Buzzi Enrico, Orsini Daniele, Pedroni Muzio, Rolfi Giovanni, Tedeschi Alberto, iniziamo con le 75 donazioni, distintivo oro con rubino, quindi iniziamo a dare i piani alti.
Doninelli Rita. Erculiani Mauro. Gatta Francesco. Guiona Eleonora. Devo fare spazio perché devo chiamare uno che è molto lontano. Quintanini Massimo. Un altro che è molto lontano, Ottorino Rizzi. Sempre più in alto, avendo raggiunto le 100 donazioni, distintivo in oro con smeraldo, anche qui ci sarà una persona che prenderà il distintivo in oro con rubino e in oro con smeraldo. Boffelli Luigi. Ritira Fabio. Erculiani Mario. Distintivo in oro con smeraldo e distintivo in oro con rubino, Musa Canzio. Piovini Maria. Rocca Marco. Tironi Mario. Viviani Enrico. E oltre. Ricordiamo che ad Ottolengo abbiamo un Navigino che ha più di 150 donazioni. Ah, forse anche qua. Forse è qua presente, guardiamo. Due. Allora con 120 donazioni, oro con diamante. Questo arriva da molto 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 lontano, Almici Marco. Boffelli Giuseppe. Gargioni Arturo. Rodella Giuseppe.
per ultimo Rodella Giacomino. Grazie. Purtroppo non possiamo dargli niente, però penso che gli daremo un grande applauso a un certo ragazzo, perché è ancora un ragazzo, che ha fatto 164 donazioni e si chiama Pietro Buffelli. Posso dirvi che abbiamo altri nostri concittadini con 155, che si chiamano Marco Manuini, Guion, questo qui ne ha solo 143, Dario, 143, Vittorio, Fresconi, ne ha 125, abbiamo delle belle brave persone che si sono impegnate tanto. Volevo cominciare a dirvi come si finisce adesso la giornata con un po' di ringraziamenti, perché mi sembra dobbio. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa prima: avrete visto il nostro giornalino Ripercorri 50 anni, dove ci sono delle figure che forse parlano più delle parole, dove ci sono le persone, i ricordi. Ci sono il primo presidente, anche se purtroppo è stato nel 64 e abbiamo perso la memoria storica, che si chiamava Angelo Pini. Se vi fa un applauso, alzate le mani. Il secondo presidente è risieduto in parte a destra, Sandro Bevelenotti. Gli altri li avete visti, ma vorrei ricordare i nostri due direttori sanitari, i primi preistorici, dottor Giusto Rossi, suo figlio Marco, Pierino Dominelli. Adesso comincio a elencarvi i ringraziamenti. Ringraziamo l'Autoscuola Fedro che ci ha aiutato, Ottoficina FMF, Oreficeria Tozzi Bruno, Impresa Edile Scalvini Gianluigi, Officina Lorenzetti, Macelleria Scottone di Gambara, Idraulica Musa, Abbigliamento Piera, Supermercato Coop, Officina C&C Car Service, Ortofrutta Bazzana, Biocaseificio Tomasoni, Alimentari Azzali, Prato Carni, Amici Assicurazioni, Parrucchiera Fanelli Manuela, Cavagna Carburanti, Pizzeria Orologio, Albers Pubblicità, Vignetti Salvato, Cartoleria Cornella, Bar Giulis, Bar 15. Adesso è stato veramente tardi. A nome mio, ma penso a nome anche vostro, vorrei ringraziare tutto il direttivo che si è impegnato, tutto il consiglio, che si è schierato. Grazie di più anche Bruno, per favore, di più Bruno, perché tutto viene fatto in collaborazione. Non c'è, sì, c'è qualcuno che tira un po' più degli altri, tipo per ultimo Maurizio. Ringrazio tutte le sezioni di Sorella, siete state in tanti, avete fatto bene, riempire bene la chiesa di rosso sangue, e penso che sarà un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi. Viva l'Avis, viva i Avisini di Cotolengo.